Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Michelle Hunziker ha deciso di fare dopo un po' di tempo una rivelazione sconvolgente sulla sua trasgressione. Ecco di cosa si tratta, Michelle Hunziker sembra aver fatto un patto per restare giovane e bella per sempre. Infatti, di recente l'abbiamo vista come ospite da Silvia Toffanin con il suo solito sorriso contagiosa e la sua bellezza mozzafiato. Ha esordito dicendo alla padrona di casa: "Oggi ho detto aggressive". Riferendosi al suo look, veramente al suo look animalier. Infatti, aveva un bellissimo vestito leopardato ed è entrata con la sua femminilità travolgente, nonché quella grande capacità che ha di essere autoironica e molto simpatica. Look a parte, sono state tantissime le cose che ha confidato Michelle Hunziker a Silvia Toffanin, complice anche l'atmosfera rilassata che la conduttrice riesce a creare. Infatti, la showgirl svizzera ha fatto delle rivelazioni davvero molto interessanti. Ecco cosa ha raccontato Michelle Hunziker. Michelle Hunziker. Ecco la rivelazione piccante fatta dalla showgirl. Nel corso dell'intervista, Michelle Hunziker ha deciso di aprirsi completamente a Silvia Toffanin e fare anche delle rivelazioni molto personali e intime. Infatti, ha raccontato di quando era adolescente e aveva tanti sogni. La ragazza ha raccontato: "Sognavo il futuro dalla mia camera. In Svizzera mai nella vita avrei sognato di fare questo mestiere. Però volevo far qualcosa che potessero volermi bene in tanti. Il pubblico mi ha restituito questo grande sogno". Inoltre, ha confessato una cosa abbastanza scottante. Come tutti sanno, Michelle Hunziker è diventata nonna del piccolo Cesare, il primogenito di Aurora, la figlia avuta con Eros Ramazzotti. Ha trascorso così l'estate la showgirl svizzera con il nipotino e la figlia. Proprio a questo proposito ha fatto una rivelazione scabrosa. Infatti, come nonna non rispetta le regole imposte dalla figlia. Proprio come tutti, quando si diventa nonni, una volta liberatisi della tensione della genitorialità, si è molto più permissivi con i nipoti di quanto non si è stati con i figli. Michelle Hunziker ha raccontato: "Con la nonna, fai tutte le cose che non fai con la mamma. Già trasgredisco alle cose che mi vengono dette. Scusa, mi mandi il bebè? Ne ho tirate su tre. Chiaramente faccio a modo mio. Ora c'è la moda del rumore bianco. Auri. Tappati le orecchie". Infatti, sembra che ci sia la moda di far addormentare i figli con il rumore bianco, cosa che quando è da sola con il nipote Michelle Hunziker non rispetta, in barba alle regole di sua figlia.